Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ e oggi voglio fare una cosa molto figa. Conoscete The Impossible Game? The Impossible Game sarebbe il predecessore di questo gioco che conosce anche mia nonna. Se riuscissi a tirare su tutto il green screen sarebbe meglio. Questo gioco chiamato Geometry Dash, che veramente ci ha giocato chiunque, anche l'opossum morto nelle fogne di casa vostra. Questo gioco, prima di diventare così, era in versione molto più easy, molto meno drogata, e si chiamava The Impossible Game. Gioco che io ho fatto un sacco di volte nella mia vita, anche sul canale, quindi lo so fare. Durante il video ho voluto provare a fare una cosa un po' strana. Ho voluto provare a giocare solo con la bocca. Non avete idea di quello che state per vedere, ragazzi, ve lo giuro. Buona visione. Allora ragazzi, The Impossible Game è questo che state per vedere. Livello 1, non mi ricordo niente, ma mi ricordo che riuscivo a finirlo in un tentativo solo. È passato tanto tempo, vediamo se sono diventato stupido. Sì, la risposta è sì. Ok, concentrato. Se riesco a fare il primo livello, a me l'uccello, no, non volevo dire questo, però trovavo la rima solo con uccello. Vai, let's go. Allora ragazzi, porco il demonio incastrato nei muri. Aspetta, devo meditare. Questo pigiama mi serve per meditare, ragazzi, quindi tranquilli. Ce l'ho. Allora, volevo dire, The Impossible Game, per chi non lo conoscesse, ripeto, è un Geometry Dash molto più tranquillo, vedete? Però è tutto nato da questo, perché Geometry Dash poi l'ha copiato spudoratamente. Ed è veramente figo perché a me piaceva tantissimo, era bellissimo. E ci giocavo sul mio primo iPod Touch, che molti voi giovani non sanno manco cos'è. Per chi era povero e non si poteva permettere l'iPhone, c'era l'iPod Touch che era un iPhone che non chiamava. E quindi costava di meno. Ci legavi dietro il tuo telefono Nokia schifoso, così diventava un iPhone. E io ce l'avevo su quel iPod Touch, c'avevo sto gioco qua. Mi ero allenato un sacco sul retro della macchina dei miei genitori quando mi accompagnavano a scuola, perché io giocavo a sta roba qua. E infatti si è visto come sono cresciuto tutto storto. E sto facendo questo discorso stupido nel mentre sto riuscendo a fare il livello, incredibile. Non me lo ricordo neanche. Cioè ragazzi, è passata una vita. No, no, sono stupido. Maledetto Pietro. Va bene, dai, ci riproviamo. Raga, sono carico a molla. Mi sa che vi faccio vedere il mouse, perché sennò non sembra che clicco io. L'ultima volta qualcuno si era lamentato, ma non clicchi tu. Stavo cliccando io in realtà. Quindi vi faccio vedere, anzi col naso lo faccio, col naso, ci provo. Ragazzi, livello col naso. È difficile. È molto difficile col naso. Aspetta. Raga, sono un fenomeno. No, maledetto il mio naso, è poco reattivo. Raga, ci devo provare a farlo in un modo, con la bocca. Voglio farlo in modo strano. Porco demonio, è difficilissimo. Maledizione. Raga, ci devo riuscire, ce la faccio. Devo farlo con qualcosa che non è il dito, con la bocca. Devo riuscirci, giuro. Mi sto concentrando, ce la farò. Me lo sento. Maledizione! È difficilissimo con la bocca, però ce la posso fare, secondo me. È veramente difficile. L'unico problema è che se lo faccio con la bocca manca il commentary nel video. Però è figo. Ci sono riuscito a fare un bel pezzo, eh. Guarda che non è facile, perché il tempo di reazione della masticazione è più lento. Vi assicuro che non è facile. Alexa, mettimi una canzone motivazionale. Ecco una playlist di musica motivazionale. Sì. Buongiorno, buon risveglio. Da Amazon Music. Ma no, non è mattina. Questo è AVC, ma cosa c'è? AVC questo. Alexa, questo è AVC, ma che stai a dire? Dai. Basta che c'è il copyright. Alexa, stop. Ci provo. Posso anche, ragazzi, farmi sbattere il mouse in faccia volendo. Non è male come cosa. Ha un effetto massaggiante tutto questo.
Ok. Cos'è accaduto qua? Cos'è successo, ragazzi? Non pensavo di fare così tanto casino. Ok. Com'è accaduta? Come ho fatto a rompere il gioco? Ho dato una botta talmente forte alla mia faccia che si è rotto il gioco. Vabbè. Ragazzi, sta parte non ha segreti. Sono un fenomeno. Guardalo come si destreggia bene. Mamma mia, raga. Anni di YouTube per questo. Per tirarmi le mausate in faccia da solo. Manco Pietro me le sta a tirare. Manco Pietro, io me le tiro. Guardalo. Maledizione, ero più bravo con la bocca. Devo finirlo in un modo strano, ragazzi. Solo che con la bocca, se lo tengo, non riesco a parlare. Non riesco a fare i commentary. Però dai, era troppo bello, ci devo riprovare, scusatemi. Ok. Aiuto. Maledizione, maledizione, difficilissimo. No, però ci devo riuscire, raga. È una questione di vita o di morte. Dai. Aiuto. Ah. Ai. Oio. Oio. Questo è il mio mondo. Usate il codice FAVIGTV per il supporto. Grazie, ragazzi. Mamma mia, che giocata con la Oh, raga, incredibile. Ma sapete che non ci avrei scommesso un euro su me stesso? Incredibile. Non so se è il codice supporto che fa questo effetto, però può essere. Usatelo. Incredibile. Non pensavo di riuscirci veramente con la bocca. Incredibile. Perché poi nessuno può dire niente. Ne giocavo un altro. No, perché si vede esattamente quando salto che schiaccio. Bellissimo. Ecco, questo era un po' cringe da vedere. Però nella mia vita tutto questo ha senso. Solo nella mia vita, però vabbè, chi se ne frega. Ragazzi, oh, finalmente una roba fatta bene. Finalmente un video meritevole, bello. Pensavate fosse clickbait, invece no. Sono soddisfatto, adesso faccio anche il cubo di Rubik perché devo dimostrare di essere skillato. Ah, troppe skill oggi, troppe skill, ragazzi. Iscrivetevi al canale, maledizione. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Come se vi sia piaciuto, lasciate un commento, mi piace anche per i social. Come non vi ho dato nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Bye, ragazzi.